Carissimi amici, bentrovati all'appuntamento del weekend con i nostri video. E quest'oggi vi parlerò di un sapone sempre da barba e di un pennello. In questo caso, nel caso del sapone, vi presento Mondial, no? Che è un'altra elevata ditta che produce appunto saponi da barba, in questo caso Zagara, che è un sapone. Sono arrivato alla seconda confezione, già avanzata. Non l'ho mai presentato, lo presento ora, perché poi i saponi nel passato ne abbiamo utilizzati tanti insieme, però poi le recensioni e quelle che danno un riscontro poi effettivo sull'utilizzo di dopo svariate settimane, mesi o quando sono nuovi, appena utilizzati, danno subito un loro feedback. Ebbene, Zagara, tra i fiori di arancio e limone, la fragranza di questo sapone italiano che scopriamo subito in una pasta semidura, come vedete, è già utilizzata, ma questa è la seconda confezione che io di Mondial ne ho usato parecchio. Ho anche una confezione versione barberia da 1 chilo che utilizzo molto spesso la mattina durante la rasatura. Ebbene, questo sapone che si presenta pastoso, semiduro direi. È un sapone, diciamo, piuttosto tecnico. Non è un sapone facile, che mettiamo in viso naturalmente e montiamo subito. È un sapone di eccellenza sicuramente, ma anche di pensiero durante la rasatura, È un pensiero piuttosto zen, di rilassatezza, e che sicuramente vi farà rilassare durante le rasature. Ripeto che non è facile da utilizzare, non si tratta di una crema normalissima che quale può essere magari una Taylor, quindi di facilità di utilizzo. Qui entriamo nella rilassatezza e nel pensiero un po' filosofico della rasatura. Entra in scena la ciotola che ho da diversi anni, questa ciotola in granito liscio. Questa ciotola è, come la chiamiamo questa ciotola? Funeraria, non lo so. È in granito e l'ho messa in scena dopo la ciotola faraonica, che sicuramente non scomparirà dalle rasature, anzi rimarrà insieme alla ciotola che battezzerei funeraria a questo punto, ecclesiastica magari, un po' più terrena, ecclesiastica. È la ciotola faraonica che è sempre qui presente, non va mai via. L'appoggiamo e poi entra in scena il nuovo pennello. Questo pennello, un altro manufatto italiano di Essenzia Brushes. Ebbene, Essenzia Brushes, questa azienda di ragazzi italiani, che ha messo in piedi questa ditta artigianale che produce appunto questi pennelli. In questo caso il modello è in ciuffo silvertip con il manico in mogano cubano. Sì, è molto particolare. Stiamo parlando di qualcosa di molto di gusto, molto personale. Mogano cubano è un legno che
In Italia è assai raro, quindi qui parliamo di un pennello, vi dico subito che non costa 2 euro, quindi è piuttosto rivolto a coloro che vogliono un prodotto più unico e personalizzato possibile, quindi è un po' particolare, è un po' particolare. L'ho già utilizzato, lo vedete dal ciuffo, ho fatto alcuni montaggi, quindi il ciuffo Silvertip è morbidissimo, vedete come è morbido. Adesso lo proviamo anche in video, perché io naturalmente l'ho provato in privato. Si tratta di, non so se si riesce a vedere, si tratta di creazioni numerate. Questa è la creazione numero 12, ma non di questo pennello. E questa è la particolarità, non di questo pennello, ma dell'intero artigianato di questa azienda. Quindi sono arrivate alla versione 12 di questo pennello, e praticamente di questo pennello non ne esistono 100 pezzi, ne esistono veramente, si contano sulla punta delle dita di una mano, eh? Quindi è questo che volevo appunto comunicare. Quindi io direi di passare al montaggio del sapone, questo Mondial, che ne prelevo una quantità di questo tipo, chiudo la confezione in modo che non prenda aria e perda fragranza, zagara di Mondial. Poi vediamo anche l'inci, visto che siamo già sull'analisi del sapone. Allora, stendo sul fondo della ciotola funeraria in granito liscio. Dovreste acquistare una ciotola in granito, vi suggerisco di non acquistare un granito con sfaccettature, granuloso, perché altrimenti si rovina il pennello. Cioè, più la ciotola usura, cioè ha queste asperità, più il pennello si usura, quindi il granito, poi, che è una pietra durissima, ve lo va a usurare. Quindi doveste comprare una ciotola in granito, assicuratevi che sia liscio, non granuloso, perché altrimenti rovinate il pennello. Deve essere liscio il granito. Allora, il pennello ha già avuto il suo rodaggio, per cui lo vado solo a bagnare con acqua tiepido calda. In modo da non rovinare il ciuffo Silvertip, e vediamo di montare questo sapone italiano, questo Mondial, questa nuova ciotola, nuova, ha 20 anni, questa ciotola. Questa ciotola ha una storia. Me la regalò la titolare di un'azienda che fabbricava appunto manufatti di prestigio, però, cioè arte funeraria, ma di un certo valore. Fu uno dei primi lavori, ricordo bene,
la proprietaria mi ha accompagnato, mi ha insegnato parecchio. Il fatto di amministrazione mi regalò questa ciotola e anche un piatto in granito, uno dei diversi regali che ho ancora. E utilizzo con soddisfazione. Ecco, Essenzia, che ha raccolto parzialmente questa crema da barba, questo sapone, anzi, non crema, scusate, questo sapone che monta una meraviglia. Ma non in fatto di corposità, perché io, cioè no, in fatto appunto di corposità, perché io la schiuma piena d'acqua non ne voglio tanto sapere, perché non dà protezione praticamente. Mi bagno il viso per iniziare il montaggio del sapone. Con questo Essenzia, con il manico in mogano cubano, ciuffo silver tip. Qui entriamo nella rasatura veramente di prestigio. Potrei avere anche finito, il montaggio per quanto mi riguarda. Guardate la Mondial come crea già una patina, eh? Cosa ho fatto alla fine? Ho passato leggermente il pennello e con i polpastrelli non ne vuoi sapere di venire via. Però continuo il montaggio in modo da accarezzare la pelle. Con questo silver tip. E che sto veramente sprecando i movimenti perché il montaggio è praticamente già ultimato. Vedete che praticamente con questa Mondial che difficilmente viene via con l'unghia pennello che è adatto assolutamente al face lathering, direi assolutamente con un piccolo premontaggio in ciotola a seconda dei saponi che si stanno utilizzando. Intanto mi sciacquo un attimo il viso, così parliamo un po' dei prodotti. Ultimamente sto rivalutando appunto il fatto
prodotto italiano, anzi, più che rivalutando, sto rilanciando il prodotto italiano perché è giusto che uno youtuber che titolare di un canale tematico, in questo caso di rasatura, promuova il proprio paese, perché comunque sono i prodotti, ma non perché siamo italiani, perché effettivamente devo dire che i prodotti italiani hanno parola nel mondo. Hanno parola nel mondo sotto vari aspetti, tanto i saponi e poi i pennelli che nascono così personalizzati, così unici, come in questo caso di Essenzia con il manico in mogano cubano. Guardate che lucentezza. Sotto c'è il marchio a fuoco e la numerazione del prodotto. E si tratta di articoli veramente di nicchia, direi estremamente di nicchia, perché poi non c'è neanche disponibilità. Non è che sul canale siamo in tanti adesso, non è che ordinandolo tutti insieme Essenzia possa produrre tutti i pennelli. Oramai siamo veramente tanti e non e forse potrei anche sbagliare a presentare questi prodotti così di nicchia, perché poi alla fine non si riesce neanche ad apprezzare tutti insieme questi prodotti così di fattura unica. E il ciuffo è Silvertip, vedete anche voi che ampiezza, è morbido, è piuttosto morbido. Non è un ciuffo che ha pretesa di avere un backbone di quelli elevati di sostegno. Beh, è un ciuffo volutamente morbido che accarezza la pelle. Però guardate che ampiezza, è un nodo 26 questo, quindi adattissimo al face lathering e di notevole bellezza. Secondo me. Passo al sapone. Sapone Mondial, che ha una storia come tanti altri prodotti italiani hanno una storia. Vediamo un po' l'inci di questo sapone. Vediamo. Allora, qua ci sono gli ingredienti, quindi devo prendere la scatola per verificare l'inci. Devo prendere la scatola per verificare l'inci. Vediamo. Eccolo sotto. Allora, ingredienti: acido stearico, acqua, olio di cocco, idrossido di potassio, idrossido di sodio. Quindi ha un doppio idrossido. Ecco perché c'è questa granulosità della pasta di sapone, quindi una doppia saponificazione, quindi in morbidezza e in durezza, doppio idrossido, non facile da gestire. Poi ci sono, vabbè, la fragranza, chiaramente. E altri elementi, e poi va, insomma, c'è qualcos'altro tipo il benzil, sì, beh, qualcosina, insomma, non è proprio naturalissimo il sapone. Diciamo che non ha un inci proprio perfetto, per quello che mi riguarda.
Diciamo che ci sono una quindicina di ingredienti, i primi sono ottimi e successivamente sì, vabbè, è accettabile comunque, è accettabile come sapone. Diciamo che c'è molto 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 peggio come inci, eh. Quindi questo Mondial ha una particolare schiumosità, particolare note anche di fragranza, inci magari un po' migliorabile, però direi che rientra nei canoni di utilizzo di nostro piacimento, insomma. Non è male, non è male. Bene, cari amici, la recensione di questi due prodotti, Essenzia Silvertip in Mogano Cubano e Mondial Zagara terminano qui. Spero vi possa essere utile per i vostri pensieri. Quindi un saluto da Mauro, dal canale della rasatura del Neofita, e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao amici!